Bentornati a SOS Arezzo TV e buon Natale a tutti, perché ormai Natale sempre prima, perché ora inizia, verrà inaugurata nei prossimi giorni Arezzo Città del Natale. Il 7 agosto iniziamo a dire, pensando nato l'inverno è nato, buon Natale. Sì. Anche alla radio è un mese che sento già le cose con Jingle Bell. È diventata la mia festa commerciale, quindi va pubblicizzata in modo tale che poi dia dei risultati sperati, perché gli investimenti sono tanti, come vedi anche Arezzo si sta dando da fare, e devo dire che anche l'anno scorso è avuto un bel lavoro, tanta gente. E questo è importante, perché l'inverno è un periodo morto per la città, e avere questo business è importante, perché porta veramente tanta gente in città. Poi visto, ha fatto l'accordo anche con Cortone Montepulciano, esatto, una sorta di rete del Natale, esatto. Comunque, soprattutto, avevamo fatto l'SOS 2 anni fa, quando c'era il NIET della soprintendenza per la ruota panoramica, ti ricordi che si diceva deturpava, ora non deturpa più, quindi tutto a posto. Vabbè, i tempi cambiano, le persone cambiano, e poi le cose una volta non si potevano fare, si possono fare, perché magari hanno visto nel corso quello che è successo, prevedevano che non prevedevano tanta gente, e quindi di conseguenza hanno visto che è un business per la città, e quindi di conseguenza quest'anno l'hanno fatta mettere, dai. Sì, sì, assolutamente, ed è una bella cosa, perché la ruota panoramica, ti immagini che visuale darà da quassù, no, dal prato di Arezzo. È chiusa. O aperta. Perché sì, se è freddo andare in cima lassù. È chiusa. Speriamo. Penso. Ah, lo so, comunque, dai, non siamo nel paese nordico. Se tu vai a Vienna al Prater, è chiusa e riscaldata la cabina, perché lì c'è molto freddo. Qui, magari con questi inverni sempre così più dolci, penso che sia normale. Dai. Comunque sarà bellissimo, perché tu pensa dall'alto vedere la città. Deve essere. No, guarda molto che bello. Mega cantiere che sta. Sì, tra l'altro, vedi, siamo in corso di cantiere, e ci sarà poi la pista da pattinaggio, ci sarà poi oltre ai mercatini ovviamente qui sotto in Piazza Grande, ci sarà anche un planetario. Sì, vedi, poi c'è il villaggio Lego per i bambini. Sì, qui alle nostre spalle, vedo. Insomma, direi che, sai che nell'altra puntata abbiamo detto del cos'è cambiato rispetto a prima, no? Sicuramente questa giunta ha cambiato il Natale, perché prima onestamente il Natale non c'era niente, no? Ha trovato anche le risorse, perché mettendo poi l'imposta di soggiorno, logicamente l'imposta di soggiorno deve essere poi ridestinata a questi eventi, e quindi poi con le risorse si possono fare anche tante cose. Eh sì, tanta gente che è venuta negli ultimi anni, tante persone, quindi Arezzo sotto questo punto di vista ha fatto un grosso salto di qualità, no? Perché sono venuti tanti turisti anche. Sì, è stato un richiamo enorme l'anno scorso. Abbiamo visto che ci sono state anche problematiche di accesso in piazza per la troppa gente che c'era, e quest'anno penso che vengano prese anche le opportune provvedimenti per la sicurezza. Certo. E quindi niente, ha dato un bel ritorno, e questo è molto molto importante. Anche ho visto, ci sono anche delle lamentele da parte di altri commercianti che non vengono toccati da questo, però d'altronde perché puoi portare il Natale, cioè tutti gli eventi, tutta la città, quindi non è possibile, vanno concentrati d'altronde. Qui i commercianti ce ne sono pochi, ad esempio, quindi porta soltanto per i turisti che verranno e per gli aretini che verranno qui. E si riqualifica e valorizza il prato. Che è il posto più bello della città di Arezzo. Bene, allora buon Natale, per modo di dire. Ciao!